Buonasera e bentrovati in una puntata quanto mai ricca del Caffè dello Sport. Una pallacanestro Trieste da sogno, abbiamo titolato così quest'oggi nel corso del nostro telegiornale, perché non c'era termine più giusto per una squadra che ha completamente ribaltato una serie di playoff. Dopo essere tornata a Trieste sul 2-0 e con tanti rimpianti per quella gara 2, una partita vinta in maniera rocambolesca, straordinaria, con quel canestro di Stefano Tonuti in gara 3. E poi ieri una gara dominata, probabilmente il più bel basket espresso dalla formazione di Dalmasson da inizio anno. Siamo sul 2-2, si può sognare, ma non sono frasi retoriche, perché se guardiamo a questi playoff, la numero uno del ranking, la numero uno della classifica della regular season, Verona, non c'è più. E insomma, si dice spesso, le sorprese nei playoff succedono, qui di fatto sono già successe. Trieste è l'unica ad aver portato a gara 5 una formazione che invece la guardava dall'alto durante la regular season, ed ora la carovana dei triestini verso Brescia si sta già organizzando, ne parleremo nel corso della trasmissione. Poi l'altra faccia dello sport triestino, una delle facce, quella calcistica, la triestina che ieri ha vinto in trasferta a Legnago e ha conquistato i playout contro il Drò. Si giocherà in trasferta il giorno 24 di maggio. C'è un però, torna in panchina l'allenatore Lotti, il primo che quest'anno aveva avuto in mano le sorti dell'Unione, esonerato praticamente alla vigilia della gara il tecnico Gagliardi. Parleremo naturalmente anche di questo, così come parleremo del Kras che dopo la vittoria con la Clodiense approda anch'esso ai play-out con il Giorgione, non ci sarà quindi lo scontro fratricida. E poi l'altra squadra che insomma sta facendo sognare i colori dello sport di squadra triestino, la pallanuoto, che si prepara all'ultima del campionato, anche se in realtà ci si prepara dal punto di vista fisico e tecnico soprattutto per i playoff, con l'obiettivo A1 che insomma è un po' quello dei ragazzi della pallanuoto di Piccardo. Ne parleremo assieme ai nostri ospiti. Con noi torna questa sera Roberto Urizio, giornalista di City Sport. Ciao, buonasera a tutti. Accanto a lui Raffaele Baldini, direttore di BasketNet. Buonasera. E poi Dario Bocchini, general manager della Pallacanestro Trieste. Buonasera. Giambattista Sposito, team manager della Triestina. Buonasera. Il nostro Michele Di Mauro, il mago, come sempre con noi. Buonasera. Accanto a lui Andrea Brazzati, direttore sportivo della Pallanuoto Trieste. Buonasera. Come sempre Bernardo con noi per tutte le vostre domande, le vostre indicazioni via Twitter e via Facebook. Come sempre Bernardo, come ci si mette in contatto con la parte diciamo social del Caffè dello Sport? Andando sulla pagina Facebook oppure sull'account Twitter di Tele4, scrivendo la vostra domanda, poi la leggeremo in diretta. Come sempre la possibilità di inviare i vostri sms al 340 700 6567, il numero lo vedete qui sotto in sovrimpressione. Partiamo con un doveroso doppio servizio, gara 3 e gara 4 della Pallacanestro Trieste, i due volti di queste due giornate in un Paratrieste infiammato dal tifo triestino che ieri ha toccato la soglia dei 6.000 spettatori. Vediamo. Car Service, la qualità elevata. Visita il nostro sito www.carservice.it. Bar Gelateria Madison, da 15 anni la natura nel gelato. Marinaz, ti ricambia l'auto! A San Dornico della Valle e a Monfalcone è leader negli autoricambi da oltre 30 anni. Parchetti di Toro, da 40 anni, in via San Marco 31 a Trieste. Grayson serve proprio Tonut che va per la vittoria e la tripla! Quando il talento della porta accanto si consacra definitivamente davanti al pubblico di casa. Niente di più difficile stando ai sapienti del gioco, eppure era successo l'anno scorso con Michele Ruzier, sua la tripla della salvezza con Forlì, prima di portare il suo talento al massimo livello nazionale. Ed è successo di nuovo quest'anno nei quarti di finale playoff con Stefano Tonut, capace di riaprire una serie che sembrava chiusa con un canestro di indelebile bellezza. Pure lui tra qualche settimana prenderà il volo destinazione A1, ma per il momento
momento, godiamoci ogni suo istante in maglia biancorossa, così come i suoi 21 punti conditi da 10 rimbalzi e 10 falli subiti. Domenica alle 18 si gioca a gara 4 ed anche se le statistiche e soprattutto il roster della centrale del latte remano contro le ambizioni biancorosse, tutto è ancora possibile. La gara di ieri con 4.700 spettatori di rosso vestiti era iniziata nel migliore dei modi, doppia tripla con Candussi e Tonut con immediato 6-0, poi errori da ambo le parti con Cittadini, vero trascinatore del primo quarto, subito a quota 10 punti a rispondere alle giocate di Holloway. La bomba del figlio d'arte Alibegovic, chiama a definirsi friulano, impatta la gara a quota 13 e con un libero di Nelson ecco il primo vantaggio esterno. La Leonessa esprime un basket eccellente nel secondo quarto, il buon momento bresciano è contraddistinto dalla tripla di Brownlee assieme a 5 punti in fila di Nelson, l'americano che esce dalla panchina ed ogni confronto con la formazione giuliana è chiaramente voluto. Brescia scappa sul più 10 ma i biancorossi non mollano, tenendosi in gara con le triple di Grayson e Mastrangelo, quest'ultimo finalmente al massimo. Trieste riparte nella ripresa sul meno 8, 39-47 e ritrova la carica di Holloway, 5 in fila dell'ex Ole Miss e partita riaperta. Il 12-4 di parziale porta Trieste sul 51 pari e le bombe di Carra e Grayson illudono il pubblico sul più 6. Brescia non fa una piega, si affida a Brownlee e ribalta ancora una volta il punteggio. Sembra quasi finita quando Dalmasson sul meno 6 perde Candussi e Coronica per falli, ma ecco il protagonista che non ti aspetti, Fossati. 3 tiri liberi e un tap-in vincente ricuciono lo strappo, tocca infine a Tonut con 3 liberi a bersaglio e dopo il raggelante canestro di Brownlee la responsabilità dell'ultimo tiro sotto di 2. L'ultimo respiro, l'uscita dai blocchi, il tiro e poi ciuff, libero sfogo alla gioia. Alzi la mano, chi tra i 6.000 del Pala Trieste avrebbe mai pensato ad una partita così dominata, visto che il risultato finale, 79-73, è bugiardo come Pinocchio. Come se la tripla di Tonut all'ultimo secondo di gara 3 avesse scatenato un effetto domino in tutta la squadra. Ed ecco allora che la conquista della Bella arriva grazie all'unica partita della serie sinora condotta senza se e senza ma da una delle sfidanti. Da Trieste però, non dalla favorita Brescia. Solo il primo quarto ricalca quello della partita precedente, quantomeno nel punteggio. I bresciani partono ottimamente, trovando buone conclusioni sull'asse Nelson, Brownlee, Cittadini. I biancorossi rispondono con la coppia di lunghi Candussi, Holloway e solo le triple permettono agli ospiti di chiudere in vantaggio di un punto sul 17-18. Poi si apre letteralmente un altro match. La schiacciata in contropiede di Tonut apre le danze. Lo segue una ruota Prandini e Grayson che centrano due triple in rapida successione. Coach Diana prova a mettere ordine sul più 7 per Trieste, ma i ragazzi di Dalmasson hanno un'altra marcia. Pure Marini questa volta dà contributo rispondendo a Nelson e Cittadini, ma è dalla lunga distanza che i ragazzi di casa hanno letteralmente una marcia in più. Prandin, Grayson e Capitan Carra regalano la doppia cifra di vantaggio sul 39-29. Margine mantenuto non solo a metà gara ma sino a metà della terza frazione, con Candussi grande protagonista e autore di una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi. La Leonessa sembra salita dall'angoscia, occhio al fattore psicologico visto che la prima della classe Verona è stata letteralmente sbattuta fuori dai playoff da Grigento. Di conseguenza non ne azzecca una nemmeno con gli americani. Tonuti invece mette due triple consecutive che portano i biancorossi sul più 18. Nell'ultimo quarto, quando 4/5 del quintetto riposano in panchina in vista di gara 5, i bresciani tentano l'ultimo disperato recupero. Ma sul più 6 per Trieste il segnale d'allarme viene recepito dalla panchina. Holloway in campo, tripla in transizione di carattere e via sul pullman per Brescia. E mentre sugli spalti giocatori e pubblico festeggiano assieme, ora l'impossibile diventa molto vicino alla realtà. Torino, Agrigento e Casale aspettano l'ultima semifinalista e per chi segue la TV generalista del Calimero Carlo Conti non possiamo esimerci dal motto del momento: si può fare. E vabbè, in realtà la battuta era di Frankenstein Junior, perché un po' se ne intende, insomma, di filmografia poi girata nella trasmissione televisiva di Rai 1. Comunque, Dario Bocchini, due vittorie che innanzitutto hanno fatto esplodere, insomma, un tifo a Trieste che non si vedeva da anni. Una gara 3 sofferta con quel tiro di Tonut che suggerisce una stagione straordinaria e poi questa gara 4 in cui Trieste, ce l'hai detto tu prima di entrare in trasmissione, gioca probabilmente la più bella partita dell'anno. Sì, secondo me al di là di tutto i ragazzi sono stati eccezionali
sotto il punto di vista dell'agonismo, del cuore, trascinati da questo pubblico incredibile che non stupisce più di tanto, perché comunque qui a Trieste la pallacanestro è molto seguita, amata, però in questo momento bisogna dire è ritornata la basketmania a Trieste, perché in effetti tutti parlano, tutti vedono le partite, tutti chiedono informazioni, e questo è una grande cosa. Ecco, c'è poi anche una caratteristica chiaramente particolare, forse irripetibile per altre città che magari non hanno un vivaio così importante, talenti giovani, questo legame strettissimo tra la squadra e la città, perché tanti di questi ragazzi poi fanno parte di diversi rioni della città, sono nati a Trieste, c'è un feeling particolare. Sì, sono tornati, diciamo, i tempi forse della gloriosa ginnastica triestina che vinceva i scudetti. Per noi questi ragazzi sono fondamentali, ci mettono il cuore più di altri giocatori che magari vengono da altre parti. Però vedi Carra, per esempio, che ha scelto di vivere a Trieste, lui si è integrato benissimo da 5 anni qua a Trieste, quindi è diventato anche lui un triestino. Insomma. Un triestino acquisito. Raffaele Baldini, prima di iniziare, mi diceva: sento un entusiasmo paragonabile solo a quello dei tempi della Stefanel, da un punto di vista della partecipazione del pubblico, indipendentemente insomma dalle squadre che non sono comparabili, ma della gente che viene al palazzetto, del tipo di tifoso e del tipo di rapporto che ha con questa squadra. Assolutamente sì, perché devo dire la verità, abbiamo avuto altri momenti felici a Trieste, la Serie A, a parte i derby che naturalmente hanno un appeal diverso, hanno un'emotività diversa, però il pubblico si è immedesimato con la squadra, e spostare il triestino medio dallo stuoino di Barcola con quella giornata al Pala Trieste, vestirlo di rosso e partecipare in quella maniera, io sinceramente non ricordo casi analoghi. Ripeto, derby a parte con Udine. Questo trovo che sia incredibile, però diciamo che questa simbiosi, questa empatia fra pubblico e giocatori triestini è chiaro che è un incipit proprio per far capire anche perché c'è un tale coinvolgimento, insomma. Mago, mi hai detto che hai goduto di brutto quel canestro di Tonut, te lo sei visto più volte. Non dico cosa è successo, però ho goduto. Insomma, sappiamo che ha un'ammirazione particolare, speciale per il Tonnetto. Insomma, tuo figlio adottivo, l'hai detto anche al papà. L'avrei comprato l'altro anno subito. È veramente stato un momento straordinario. Roberto, anche tu, insomma, non so se in tutte e due, ma nella gara precedente eri per la Trieste. Insomma, è una Trieste che a questo punto sogna, perché su un 2-2 con una serie insomma che è stata ribaltata, questa gara 5 aperta, Brescia ha tra virgolette il dovere di vincere, Trieste va lì, diciamo così, non dico a cuore leggero, ma comunque con la serenità di chi ha fatto tantissimo, tutto il possibile, non deve guardare a obiettivi di promozione, e se la gioca. Ma certo, io ieri non ero a Barcola. No, poi ci racconterai, perché ci sono testimoni. Quindi... Eri a vedere la Trieste. Esatto. No, sicuramente insomma, queste partite hanno dato una carica incredibile. Insomma, già in gara 2 si era capito che Trieste se la poteva giocare. C'è stato quella serie di episodi, che quel finale un po' arroventato. In gara 3 a un certo punto sembrava quasi tutto perso, e invece è venuta fuori ancora una volta questa squadra che riesce sempre a tirare fuori il meglio nei momenti più impensabili, e adesso da un punto di vista mentale è chiaro che insomma rimontare da 0-2 a 2-2 è qualcosa di molto molto positivo proprio per le menti dei giocatori, e poi appunto c'è questa consapevolezza che Brescia è sì una squadra forte, è sì una squadra con qualità, ma è una squadra che Trieste ha dimostrato di poter battere, ieri addirittura con una certa qualità anche di gioco e in maniera netta. Quindi insomma, gara 5, ovviamente non bisogna adesso pensare che sia tutto facile, che sarà una passeggiata, però insomma si può andare a Brescia per giocarsi questo passaggio del turno, che sarebbe veramente incredibile. Allora, poi vi diamo anche tutte le indicazioni, perché i tifosi si stanno organizzando con i pullman, ma prima volevo chiedere a Dario Bocchini, gara 5, che tipo di partita è, che ambiente troviamo
e che Brescia troveremo, perché insomma i playoff sono fatti di adattamenti partita dopo partita. Tu mi hai detto forse Brescia ieri ha giocato la sua peggiore partita, che cosa ti aspetti a Brescia? Beh, sicuramente loro giocando in casa sentiranno un po' la pressione, però credo che ogni partita del playoff fa una partita a sé. Loro hanno giocato male perché noi abbiamo giocato bene e li abbiamo costretti a giocare male. Sicuramente l'apporto del pubblico conta molto, loro non hanno tantissima gente, però un palazzetto piccolo del 2005 che però fa caldo, caldissimo. E soprattutto in certi momenti, sia negli anni scorsi, sia qualche volta in questa stagione, il pubblico ha denotato un po' un certo calore positivo, per fortuna, e quindi bisogna capire come si vuole. Una partita, secondo me, simile a tutte le altre, tirata, però una partita che bisogna giocare. Alla festa del Pala Trieste hanno partecipato anche i ragazzi della Pallanuoto Brazzati, perché sono sempre lì in tribuna. Confermo. Ieri c'erano veramente, non so se tutti, ma mezza squadra c'era. Mezza squadra della Pallanuoto a tifare pallacanestro. Ecco, c'è una bella connessione. Mi ha fatto un bel gemellaggio, ci hanno invitato a una partita, siamo andati tutti, anche con Stefano Piccardo, è nata una bella cosa. Benissimo, insomma. E la Triestina non è da meno, lo sappiamo, spesso anche il presidente in palazzetto, insomma c'è questo legame tra le realtà triestine. Prima di andare a vedere com'è andata per la Triestina, chiedo subito a Dario Bocchini di fare chiarezza sui pullman organizzati dai tifosi, perché so che sono in tanti, hanno chiamato anche oggi in redazione, ci sono i pullman per Brescia, come sono organizzati i tifosi, eccetera. Do a te la parola. Allora, la società Brescia ha dato a disposizione di 200 biglietti per i nostri tifosi, vista la capienza del palazzetto. Per adesso hanno prenotato due pullman, di cui uno è riempito per 40 persone e si sono posti 60 posti disponibili, quindi il nostro detto stampa penso ha già dato tutti i dati, le informazioni a chi rivolgersi, però vedo che sui social, su Facebook specialmente, ci sono un grande fermento tra i tifosi, quindi presumo che tutti poi gli ultras, diciamo, vengono con macchine private. Un pullman viene organizzato supplementare dai soci dell'associazione Trieste Entra in Gioco, quindi ci sarà un altro pullman su, per adesso sono quasi una trentina di persone su 36, quindi in teoria dovrebbe esserci tre pullman, ecco, due di tifosi e uno organizzato da questa associazione Trieste Entra in Gioco, che supporta la pallacanestro. E poi tutti gli altri, insomma, che verranno con le macchine appunto private. Chiedo a Bernardo di recuperare su Facebook anche la pagina Facebook tifosi della Pallacanestro Trieste, perché lì insomma avvengono proprio queste prenotazioni anche online. Costo del pullman andata e ritorno 30 euro con partenza fissata per le 15:30, mi scrivono. Poi facciamo vedere anche la pagina, così da casa chi smanetta insomma trova subito la pagina Facebook per avere tutte le informazioni del caso. Eccola qui, Bernardo, velocissimo, ce la fa vedere proprio tra qualche istante, da Tele4, eccola qua, è subito il link alla pagina per andare a reperire tutte le informazioni. Poi tutte le domande, dobbiamo andare sul fronte triestina. La partita di ieri ce la racconta in questo servizio Bernardo Gullotta, una vittoria che ci porta ai play-out, a quella partita decisiva in trasferta con il draw, ma nel frattempo cambia la panchina, cambia l'uomo in panchina, torna Lotti. Sentiamo. Car Service, la qualità elevata. Visita il nostro sito www.carservice.it. Bar Gelateria Madison, da 15 anni la natura nel gelato. Marinaz ti ricambia l'auto! A San Dorligo della Valle, a Monfalcone, è leader degli autoricambi da oltre 30 anni. Parchetti di Toro, da 40 anni, in via San Marco 31 a Trieste. Giusto o sbagliato che sia, la Triestina riesce sempre e comunque a far parlare di sé. Nella partita di ieri, dove l'attenzione era focalizzata esclusivamente al risultato sportivo, un'altra notizia ha fatto grande scalpore. Ennesimo cambio alla guida tecnica della squadra rosso-alabardata. Ieri, a poche ore dalla partita contro il Legnago Salus, è stato esonerato l'allenatore Gianluca Gagliardi, che ha ceduto il posto a mister Stefano Lotti, che torna dunque a sedere sulla panchina dell'Unione.
In tutto questo sembra quasi passare in secondo piano l'altra grande notizia di giornata, ovvero la vittoria di Rocco e compagni contro i veronesi del Legnago Salus, che ha permesso alla Tresina di potersi giocare la sfida salvezza fra due settimane contro il Drò. I rossolabardati in questa occasione, vestiti di nero, approcciano bene la sfida spingendo forte sin dai primi minuti. Da un cross dalla destra Rocco colpisce di testa da pochi passi centrando la traversa. Sempre Rocco, poco dopo, da calcio da fermo, impegna il portiere ospite concludendo in porta un pallone rasoterra. La risposta dei padroni di casa è affidata a Rivi, che dagli 11 metri circa finalizza la giocata del compagno con un attento Zucca che però respinge coi piedi. Al 13esimo, da un'azione iniziata da calcio d'angolo, arriva il momento per Rocco di riprendere la scena. La palla viene rimessa a centro area sugli sviluppi di un corner. Rocco approfitta del movimento della linea difensiva ospite, che voleva lasciare i Tresini fuori gioco, per ringraziare e depositare a rete il gol che vale l'1-0 della Triestina. Passano 6 minuti e Bedin prova il raddoppio dopo l'assist di Proia, ma il tiro di volée non c'entra lo specchio. Le avanzate dei veronesi dall'altra parte non impensieriscono Zucca, che compie il suo dovere senza sbavature fino alla fine del primo tempo. Dopo la pausa il Legnago si fa rivedere in attacco, andando prima a scaldare le mani di Zucca, poi invece andando a gonfiare la rete dopo l'inserimento e quindi il destro decisivo di Bernardes, che firma il pareggio. La paura di perdere per la Triestina diventa la forza dei padroni di casa, che provano a passare in vantaggio in un paio di occasioni, ma al 24esimo del secondo tempo Rocco riprende in mano la squadra. Da rinvio del portiere, l'attaccante dell'Unione si libera prima dei difensori e poi del portiere, seglando infine di potenza il 2-1 ed il nuovo vantaggio per la Triestina, che amministrerà poi la gara fino al fischio finale. Con la vittoria ora l'Unione può giocarsi la permanenza in Serie D nello scontro diretto contro il Drò, che si giocherà domenica 24 maggio in Trentino. La vera partita dal dentro o fuori, i 90 minuti ormai più importanti di tutta la stagione. Guarda, niente, stavo zitto. Bene così, allora Triestina che va ai play-out contro il Drò, e questa è una conquista sicuramente, perché insomma a questo punto c'è la possibilità di salvarsi sul campo. Non sarà facile, perché c'è un unico risultato a disposizione, che è chiaramente la vittoria. Comunque Sposito, insomma, una vittoria che ci permette di andare a questo finale di stagione, perché insomma c'era anche l'ipotesi che andasse malissimo questo finale di stagione. Non c'è lo scontro fratricida con il Kras, ci si gioca tutto a Drò e bisognerà vincere, insomma, evidente. Allora, io credo, innanzitutto buonasera a tutti di nuovo, io credo una cosa importante, quest'anno io penso una cosa, questo è un mio pensiero personale, la Triestina, le partite che ha giocato soprattutto dall'ottava giornata in poi, e soprattutto quando c'è stato un innesto di giocatori diversi nella rosa, non ha assolutamente demeritato con le altre squadre. Secondo me con un po' più di fortuna potevamo essere salvi già da un pezzo. Ci troviamo in questa situazione, ma io credo che i ragazzi saranno in grado, perché l'hanno dimostrato anche domenica, ma soprattutto perché stanno facendo gruppo e sono molto affiatati, che la Triestina, e me lo auguro anche per tutti i tifosi, per la società, per tutti, che la Triestina rimarrà nella serie cadetta, quindi in Serie D sicuramente. E Mago, che partita hai visto? Un Rocco decisivo, è l'uomo che insomma dal quale passa questo finale di stagione della Triestina, anche probabilmente la salvezza per i suoi gol. Io l'ho ascoltato per radio e sono rimasto appunto un po' allibito sul cambio di allenatore all'ultimo momento, ma questa è una cosa, diciamo, fuori dal calcio normale. I tre punti sono meritati. È rinato Rocco perché penso che abbia giocato in un ruolo più consono a lui, cioè senza problemi di marcatura, eccetera. Si sposta, si muove. È ritornato, diciamo, e gioca lì davanti al centro, come sì, diciamo da qualche settimana. È ritornato che il Rocco. Sport, insomma, no, noi volevo mettere un momentino, un puntino a favore del portiere Zucca, che ha sostituito un Di Piero che fino adesso ha sempre fatto bene. Non è facile per un ragazzo del 97, anche se è stato convocato in rappresentativa, eccetera, eccetera, del girone. Cioè, i tre punti sono meritati. Sicuramente non hanno trovato un Legnago col coltello in bocca. Il Legnago ha giocato la sua partita, si è fatta l'ultima giornata di campionato. Urizio può dirlo che era fuori, se è così. Adesso ci arriviamo. Stando a quello che ascoltavo, sono sicuro che Triestina a Drò dovrà vincere sicuramente. Non possiamo neanche pensare minimamente di ripartire dall'eccedenza. Allora, Roberto Urizio era sul posto. Come hai vissuto prima questa notizia, insomma, di vedere
Insomma, in panchina di nuovo Lotti, peraltro tecnico stimato, l'abbiamo avuto qui in trasmissione, rimasto in società, però insomma questo diciamo così, periodo flash, possiamo chiamarlo così, di Gagliardi, che ieri di colpo si è concluso. Beh, diciamo che ha colto tutti ovviamente di sorpresa, insomma, anche perché veramente non abbiamo saputo nulla finché non siamo arrivati allo stadio. Ci hanno dato il foglio formazione, ho visto Lotti in panchina, tra l'altro anche con una scena un po' così divertente, di un dirigente della Triestina che è andato dallo speaker del Legnago a dire: non dite che c'è Lotti in panchina, come se la notizia poi non girasse, ma vabbè, insomma, questa è una cosa così di colore, insomma. Sì, ha spiazzato tutti, insomma, anche le spiegazioni poi che ha dato Pontrelli sinceramente hanno convinto poco, ma insomma è anche normale in questi casi usare un po' di diplomazia, cercare un po' di lavare i panni sporchi in casa e non dire poi le cose magari come effettivamente stanno, ci può effettivamente stare. E poi insomma la partita, vabbè, ha detto giustamente Di Mauro, insomma il Legnago ha fatto la sua partita, non si è ovviamente impegnato al massimo, ma non che ci sia stato nulla di particolare. È normale che insomma l'ultima giornata una squadra che deve vincere contro una squadra che è già tranquilla, alla fine le motivazioni contano. È successo anche con il Kras, tanto per... Certo. Per dire, insomma, certo. No? Forse in maniera anche più evidente, se vogliamo. Per cui quella è una cosa che ci può stare. C'è stato un attimo di panico, perché quando il Legnago ha pareggiato, i risultati che si sapevano in quel momento davano la Triestina retrocessa, per cui per qualche minuto c'è stato questo così momento di smarrimento, di panico. Per fortuna, insomma, Rocco ha segnato dopo una decina di minuti dal gol del Legnago, insomma, tutto si è risolto per il meglio, tanto più che poi il Giorgione ha perso, per cui anche in caso di sconfitta della Triestina i play-out sarebbero stati lo stesso, per cui vabbè, insomma, questo poi... Hai visto differenze importanti nell'impostazione con il ritorno a Lotti, più centrato, diceva il Mago, ma sì, a parte la posizione di Rocco, che poi in realtà Gagliardi anche lui era di fatto tornato spesso sui suoi passi, aveva iniziato delle partite con Milicevic davanti a Rocco più decentrato sulla sinistra, poi aveva cambiato la posizione dei due, ma insomma è chiaro che è impensabile che adesso Lotti o chi per lui, perché poi insomma bisogna capire se sarà davvero Lotti a prendere le decisioni, ma questo è un altro discorso. Non può rivoltare la squadra in poche ore, perché poi l'esonero di Gagliardi è arrivato in poche ore, né tantomeno in due settimane da qui al 24 maggio, certo, per cui certo. Adesso insomma sta molto ai giocatori, al gruppo, insomma, questo ritiro prolungato in Romagna, vediamo insomma cosa ne verrà fuori. È chiaro che la partita di Drò non sarà la partita di ieri a Legnago, da un punto di vista soprattutto agonistico. Sarà tutt'altro. Sposito, spieghiamo chi ci segue da casa. Perché questo avvicendamento in panchina e a questo punto anche perché tutti in Romagna? Nel senso che la Triestina, da quello che abbiamo saputo dall'ufficio stampa del Presidente, a Trieste sostanzialmente prima della partita decisiva i giocatori non tornano più, giusto? Allora, l'avvicendamento di mister Gagliardi è stato come, mi spiace, ma è la verità, non è la verità. È inutile che sorridi, ma è la verità. La verità è questa, che mister Gagliardi voleva giocare con un 4-4-3, col suo solito modulo spregiudicato, e gli è stato detto che in una partita più importante come 4-3-3, questa, col 4-3-3. Ma ieri con che modulo ha giocato la Triestina? Con che modulo ha giocato la Triestina? No, gli ha detto di giocare con il 4-4-2, voleva. Ma non ha giocato col 4-4-2? No, ma aspetta, voleva giocare con un 4-4-2. Lui ha detto assolutamente no, l'allenatore sono io. Mi scusi, mancano dei soggetti, cioè Pontrelli a Gagliardi, cioè, allora, ieri mattina, quindi domenica mattina, okay. No? Hanno avuto un confronto e lui ha detto: no, io gioco come voglio io, gioco sempre col mio modulo, non mi interessa, l'allenatore sono io, decido io. Il presidente gli ha detto: ma noi preferiremo giocare così, se non vi sta bene me ne vado. Il presidente gli ha detto: benissimo, non vuoi più restare, vai pure. Loro hanno caricato la macchina, il trio calabrese, se ne sono andati, tutto lì, non c'è altro. Beh, insomma, cosa che, cioè, non Pontrelli, è, come Pontrelli dire, non voleva non... giocare col 4-3-3. No, gli hanno chiesto di giocare con un modulo un momentino più tranquillo. Però ieri la Triestina ha giocato col 4-3-3. E
Questo poi si vede che poi sul campo, quando si sono confrontati con mister Lotti, avranno deciso che quello al momento poteva essere la soluzione. Quello è stato il discorso per cui mister Gagliardi ha deciso di andarsene. Sì, sì, no, mi permetta, però lei ha chiarito la situazione e la ringraziamo di questo, perché insomma ha fatto chiarezza. Non è che sia una situazione, come dire, ideale a livello societario il giorno prima, insomma, qualche ora della partita, insomma, no? Grazie per il chiarimento. Ma se, non si se può il dire mister, che è una situazione... Se il mister dice io me ne vado, non voglio. Cioè, magari era una provocazione, no? Magari era una provocazione. È una provocazione, però quando gli ha detto guarda, te ne puoi andare, se uno dice va bene, parliamone, invece loro hanno preso armi e bagagli e se ne sono andati. Quindi insomma sfattiamo anche che dietro a queste persone c'erano personaggi, investitori. Assolutamente, assolutamente. Io le dico chiaramente, non so se ci ha seguito negli ultimi mesi, ma noi, non è sottoscritto, ma un po' tutti gli ospiti avevano visto in Ferrazzoli un uomo, un traghettatore importante per la Triestina che aveva cambiato la squadra e più volte ne abbiamo parlato bene di Mauro, no? Quindi questo avvicendamento per noi... Ferrazzoli era un professionista, ecco. Come lo è anche ai Gagliardi. Probabilmente Lotti ingiudicabile perché all'inizio campionato c'era un'altra squadra. Questo, bravo, questo bravo, aveva un'altra squadra. Però nel momento in cui la squadra c'era, Ferrazzoli, secondo il nostro modesto parere, aveva fatto bene. Il problema è questa qua. Allora, un presidente, padre, padrone, può farlo. Mi sembra che l'unico che lo facesse in Serie A, che lo sanno tutti, era Berlusconi, che diceva all'allenatore voglio giocare con tre punte, due punte e mezza, e l'allenatore sorrideva, poi però faceva. Ma non è solo, lo fanno tanti altri, anche Cellino a Cagliari. Poi però Ancelotti non veniva licenziato il giorno, due ore prima della partita, insomma. No? Cioè, diciamo Lotti anche si poi... è dimesso da solo e questa per me è stata una farsa, perché l'allenatore Ferrazzoli era già in tribuna. Era già in tribuna quando Lotti si è dimesso. Cioè, Lotti poi, il presidente, avendo visto che è una persona seria, lavoratrice, eccetera, ha detto guarda, rimani con un altro mansione, che poi la mansione è stata sempre quella di allenare. Certo. Poi tra l'altro, insomma, Lotti poi ha allenato anche molto junior, seria, eccetera. Che insomma ha fatto bene. Speriamo. Sono anche contento che dopo 10 mesi ha vinto una partita in Serie D. Capito? Però il problema è che l'allenatore gli dice, forse come dice Esposito, Gagliardi avrà detto io me ne vado, poteva dire discutiamo, perché ho giocato sempre così, bravo. Però un presidente che viene da me e mi dice voglio giocare col 4-3-3, non voglio. E io dico detto, presidente, cioè il presidente ma... ha detto vogliamo una situazione più prudente, bravissimo, okay, quella sì. Lì ecco, abbiamo chiarito, perché certo, diceva, certo. Il presidente è stato intervistato dopo la partita, quell'intervista che c'è su City Sport, e ha detto io non volevo che giocasse col 4-3-3. E infatti hanno giocato col 4-3-1-2. Sì, 4-3-1-2, perché mancando Manzo ha giocato l'altro che è attaccante, tra l'altro, no? Esatto. Ma Roberto non è d'accordo. No, non hanno giocato col 4-3-1-2 neanche a morire, perché c'era Gusella da una parte, Milicevic dall'altra e Rocco in mezzo. Quindi Milicevic era in panchina. Vabbè. Cioè, no, scusa, Milicevic ha giocato dall'inizio. No, ha giocato dall'inizio. Ha giocato Gusella da una parte, Milicevic dall'altra, Rocco in mezzo. Quindi non c'era 4-3-1-2. E poi, scusa, sì. Lotti deve anche lavorare. E loro sono a Marina di Ravenna o lì vicino. E si alleneranno. Lotti lavora per una ditta di spedizioni, sì, differente, insomma, vabbè, lavoro, ma loro hanno già trovato la soluzione a questo. Cioè la squadra ha 2 giorni di riposo, mercoledì ricomincerà di nuovo gli allenamenti ed avranno in un preparatore atletico che è stato scelto un professionista nella zona che li seguirà. Poi a fine settimana ci sarà l'intervento di Lotti, che continuerà e naturalmente l'allenatore della Triestina allena il fine settimana prima da venerdì. Attenzione, tanto voglio dire una cosa. E la Triestina non ha bisogno di un modulo, una tattica, perché i ragazzi, la squadra si sa già come gioca, hanno bisogno di preparare la partita per il draw, quindi devono essere preparati atleticamente. Sì, ma non c'è bisogno di una settimana, loro hanno bisogno di un preparatore atletico in questo momento. Il preparatore atletico è stato trovato, un professionista della zona che seguirà. Dopo... Quindi mi conferma che restano lì, cioè non vengono a Trieste. Sì, no, restano lì in Romagna. Sì, ma è giusto, ormai sono là. Ormai che restino lì in ritiro, dice. Vediamo se siano tedesche in spiaggia. No, non ce ne sono tedesche. Ci sono solo gruppi di pensionati francesi, non mi preoccupate. Vabbè, meno male che c'è il mago che sborza un po' l'atmosfera, perché oggi veramente è dura.
Allora, ci spostiamo un attimo sul fronte pallanuoto, perché c'è l'impegno di Trieste Basket mercoledì sera a Brescia. C'è l'impegno il 24 maggio della Triestina, il play-out con il drop, poi parleremo di tutte le questioni tattiche, le sfide, eccetera. Ma c'è questo play-off all'orizzonte per la pallanuoto Trieste. Brazzati, c'è ancora un'ultima di campionato da disputare. Però insomma la regular season è vinta, il primato assicurato, quindi gli occhi sono puntati soprattutto alla preparazione fisica e anche dal punto di vista tattico, è puntata tutta su questi playoff che si giocano con squadre che durante il campionato non si sono mai affrontate, il che non è facilissimo, giusto? Infatti non si conoscono. Prima, intanto buonasera a tutti, prima di tutto volevo fare i complimenti alla nostra squadra. Hanno fatto un campionato da dominatori, hanno dominato il campionato dalla prima all'ultima giornata che giocheremo sabato prossimo. E faccio i complimenti al nostro nuovo tecnico Stefano Piccardo, perché ha saputo plasmare una squadra già creata da Ugo Marinelli, ma l'ha saputo plasmare mentalmente e anche sotto profilo tattico. Detto questo, la A2 è un campionato molto difficile. C'è un girone nord e un girone sud. Noi stiamo ancora aspettando di vedere, dopo l'ultimo di campionato di sabato, chi andremo ad incontrare. Potrà essere a Roma, potrà essere il Catania o potrà essere anche il Siracusa, anche perché loro sono a distanza di 2 punti per 3 posizioni. E ci siamo preparati bene per questi playoff. Siamo già matematicamente nei playoff già da 4 giornate, quindi il carico di lavoro è stato distribuito su 3 settimane. Speriamo di arrivare al 20 di maggio lucidi e carichi per giocarsi tutte le chance per andare in A1. Quindi diamo subito l'appuntamento per i tifosi. L'appuntamento per i tifosi è mercoledì 20 maggio alla Bruno Bianchi, ore 19:30. Ecco, si giocherà all'interno, cioè la piscina esterna non è pronta, c'è una mezza polema, ma insomma diciamo così, si giocherà accanto alla squadra, purtroppo non ancora nella vasca esterna. Sì, la vasca esterna sarà chiusa fino all'8 di giugno, notizia di questo pomeriggio, per delle carenze tecnico-organizzative non è stato possibile trasferire la partita dei playoff all'aperto, giocheremo al chiuso, al caldo, ahimè, però insomma ce la metteremo tutta. Quindi striscione e boxer praticamente. Assolutamente, dai, canottiera. A canottiera, ok. Bernardo, tra l'altro so che insomma a tutti i dati sostanzialmente dell'anno delle formazioni della pallanuoto triestina, che insomma hanno fatto incetta, diciamo così, di record o comunque insomma di segnatore importante a tutti i punti di vista, Bernardo. Sì, beh, insomma è stata una stagione in cui Trieste, come ha detto il direttore sportivo, ha dominato, la pallanuoto Trieste ha assolutamente dominato, cosa che magari l'anno scorso ha fatto comunque un buon campionato arrivando poi al risultato quello dei playoff, però non in questa maniera da schiacciasassi come è stato in quest'anno. Poi un Petronio capocannoniere anche del girone nord quest'anno, che ha veramente sbaragliato. Adesso raccolgo giusto i dati che mi chiedevi, infatti il Petronio capocannoniere del girone nord, con un vantaggio anche abbastanza importante rispetto agli altri ragazzi sempre dello stesso girone. Gara 1 mercoledì 20 maggio alla Bianchi è stato appena detto, poi insomma ci sono anche i risultati delle altre squadre, perché ricordiamo che non solo la pallanuoto Trieste fa parte di questa grande famiglia, ma c'è anche la TGS, ci sono anche le categorie under che stanno facendo ottimi risultati anche loro. Ecco, Brazzati, spieghiamo un po' gli avversari che si andranno ad affrontare e quello che si prospetta poi eventualmente in caso di passaggio del turno. Si va in Sicilia sostanzialmente, no? Credo di sì, da quello che sento anche dalle varie insomma, realtà del sud, del girone sud, tutti vogliono incontrarci. Cioè sia la Roma che il Catania che anche l'Ortigia vogliono incontrarci, perché ci reputano una squadra leggermente inferiore al Civitavecchia. Dato che i playoff sono incrociati, no? Quindi se noi motivo in più per sfatare assolutamente, e noi sappiamo chi siamo, sappiamo dove vogliamo quindi arrivare. Gli incroci dovrebbero essere Trieste con Catania al 70-80%, e poi la seconda con la terza e la terza con la seconda incrociate.
Tra l'altro, insomma, su Catania coach Piccardo, insomma, aveva fatto anche uno stage e informato su che tipo di formazione. Sì, siamo andati a trovare una pallanuoto, da quello che abbiamo capito, un po' più fisica, un po' più, diciamo, colpi proibiti sott'acqua, un po' meno tecnica, possiamo dire così? Sì, siamo andati dal 2 al 6 gennaio alla ripresa degli allenamenti, siamo andati a fare un common training proprio a Catania. Su 6 allenamenti abbiamo sempre perso, ma questo ci fa ben sperare. L'aspetto psicologico è dalla nostra, tranquillamente. Eh beh, insomma, questo dimostra comunque che sarà un'altra pallanuoto. E chiaramente erano allenamenti post Natale, dopo 2 o 3 giorni di, insomma, normale, insomma, che si brini, si beveva qualche bicchiere in più, e quindi come ripresa degli allenamenti abbiamo scelto Catania. Va solo una squadra, giustamente. Ce ne vanno due. Ce ne vanno due. Ce ne vanno due. Ecco, quindi insomma, bisogna arrivare sostanzialmente... Bisogna arrivare al prossimo step, questo è sicuro. Bisogna passare il primo turno. E poi, passato il primo turno, si va contro la vincente del seconda sud, terza nord. Coach Piccardo cosa dice? Che atmosfera si respira? Coach Piccardo, da scaramantico qual è, pensa al primo step, non pensa al secondo. Tenta di, insomma, infondere sicurezza alla squadra, anche se sinceramente questo campionato non ce n'è stato tanto bisogno. È di fare quadro e di fare, insomma, di lavorare tanto mentalmente sulla squadra. Ebbene, insomma, questo lavoro che sarà fondamentale per portare la squadra al massimo livello in vista di queste partite. Chiedo alla regia se può allargare leggermente la grafica degli SMS, perché siamo un po' ceccati, ma insomma, da qui non vediamo. Chiedo a Bernardo invece di andare con una raffica di domande da casa sui vari sport, perché insomma so che i tifosi questa sera sono particolarmente attivi da questo punto di vista. Allora parto con le domande del basket, che sono le prime arrivate dall'inizio della trasmissione. Mario scrive: risveglio degli americani, anzi dell'americano, un cronica poi che non ti aspetti, Candu sei sempre attento, un Tonut inarrestabile, chi sarà il protagonista di gara 5? Chi ci prova? Dario, quindi... Beh, c'è da dire effettivamente che insomma Grayson, che ha vissuto un campionato difficile, complicato, di adattamento a una realtà che non conosceva, in questa parte finale di stagione e in questi playoff ha fatto un salto non solo dal punto di vista dei canestri che segna, ma anche della capacità di stare in campo nei momenti difficili della partita e come dire, di dare una mano alla squadra non solo con i canestri segnati, ma con gli assist, con la difesa, con la capacità insomma, di stare in squadra nei momenti complessi. Sì, diciamo che lui è cresciuto molto, come tutti i ragazzi giovani rookie. Ha avuto un momento di difficoltà iniziale, probabilmente anche forse dovuto alla prestanza fisica anche degli avversari. Infatti, secondo me, mercoledì penso che il duello Grayson-Fernandez potrebbe essere una chiave di volta della partita, perché Grayson sta vivendo un periodo abbastanza positivo, mentre Fernandez non sta giocando ai suoi livelli soliti. Che è un ottimo playmaker. Un gran giocatore, però l'ho visto diciamo, spento, sfiduciato, specialmente domenica. Quindi Grayson, se riesce a stare concentrato nelle sue foliate, nei momenti di lucidità, penso potrebbe essere una chiave importante della partita. Vai Bernardo. Ancora basket, che si vinca, no, chiedo scusa, e adesso passiamo al calcio, che si vinca contro il Drow, davvero, perché che schifo sarebbe la Triestina in eccellenza, ma poi questa dirigenza da Trieste, che cosa vuole Marino? E questa è un po' la domanda che si fanno tutti, soprattutto in prospettiva futura, no? Chiaramente Esposito, ovvio che insomma è l'obiettivo rimanere in D. Assolutamente l'obiettivo è rimanere in Serie D, facciamo i play-out, vinciamo e poi vediamo cosa succede. E parliamo al 25. Quindi parliamo il giorno dopo di quella partita. Bernardo. Basket di nuovo. Come si gestisce fisicamente questa ultima partita della serie? Ci sono momenti in cui bisogna rifiatare, ma si rischia di essere ripresi. Ieri è capitato. Sì, beh, credo che sia una domanda sia legata soprattutto a cosa si fa in questi giorni prima della partita, no? Allenamenti, scarico. Ma secondo me, se posso parlare io sinceramente, parli da coach. Dalmasson ha fatto un tentativo di risparmiare un po' Holloway. È vero. E ha un po' rischiato. Poi l'ha rimesso dentro. E l'ha rimesso giusto per tirare la tripla decisiva. Però
aveva un suo senso, no? Assoluto, c'è da qualche momento di fiato. Un senso assoluto, perché naturalmente ogni piccolo, ogni grammo di energia recuperato è tutto oro per la partita di mercoledì. Però quando si arriva mercoledì, gara 5, do or die, decisiva, non c'è stanchezza che tenga. Sinceramente là c'è più un aspetto mentale che conta, e quella è la variabile incidente, non quella fisica. Anzi, probabilmente sarà una lotta selvaggia, una battaglia, e più Trieste riuscirà, come in gara 4, a mettere le mani addosso sportivamente parlando, più il viatico alla vittoria sarà sul tappeto rosso. A proposito di mani addosso, Bocchini, tutto ok con Tonut, che ha avuto un problemino ieri, poi ne abbiamo parlato poco. Allora, ha preso una botta sul ginocchio, comunque è a posto, ha preso anche una botta, il classico Lopez, come si dice in triestino, sulla coscia, però ho parlato prima col medico, prima di venire in trasmissione, mi ha tranquillizzato, sta a riposo oggi e probabilmente domani, anche domani forse, mi ha detto, però conoscendo Stefano è uno che ci tiene, quindi, però insomma, tutto regolare. Per l'ottica di gara 5 non esistono dolori. Esatto, non esistono dolori. Bernardo, ancora una domanda magari sul fronte triestina, poi andiamo in pubblicità. Sì, più che una domanda è un po' uno sfogo, una domanda ironica, io lo leggo. Cioè, il presidente ha portato la squadra lontano da Trieste perché ha bisogno di concentrarsi. Allora perché Pontrelli, se vuole allontanarsi da Trieste, non compra una squadra lontano da qua e vende la triestina? Vabbè, insomma, questo è ripeto, era una domanda. È uno sfogo, non è una domanda. È uno sfogo, insomma, dai. È evidente, insomma, parliamo tutto il 25, Sposito. Tutto il 25. Boh, io direi di lasciare tranquillo la squadra, lasciarla lavorare. Beh, cioè, onestamente più tranquilla no, di così. Più tranquilla, nel senso. Si vede, sento, perché il segnale è appunto, infatti sono scesi in campo tranquillissimi, hanno fatto la loro partita, hanno vinto, adesso i ragazzi sono lì. Prepareranno al meglio. Tra l'altro devo dire un'altra cosa, diciamo che nello staff di mister Gagliardi era stato aggiunto anche Riccardo Maschietto, il secondo della Juniores, che Maschietto è andato giù anche lui, è rimasto giù e rimarrà giù anche lui per tutto il periodo e darà una mano quindi a preparare anche questa partita. Benissimo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo con altri temi, insomma, altri servizi anche. Rieccoci in studio per la seconda parte del Caffè dello Sport. Torniamo al clima di ieri sera al Pala Trieste o Pala Rubini, che dir si voglia. Capitan Carra, subito dopo la partita, i nostri microfoni, anzi meglio il microfono mio di Andrea Garbin, che è l'operatore che in questo momento vi offre le immagini in studio e che ha ripreso tutte le partite della Palacanestro Trieste durante l'anno, e grazie a lui insomma arrivano sempre delle belle immagini nelle vostre case. Il servizio. Ciao Marco. Capitano, forse l'unica partita dominata dell'intera serie, perché il risultato finale è un po' bugiardo, per tre quarti Trieste l'aveva veramente in mano questa gara. Sì, di positivo in questa serie c'è che credo che ogni partita abbiamo guadagnato un passettino, colmato un attimino il gap che ci separa contro Brescia. Ogni partita è andata sempre meglio. Poi è ovvio che ogni partita fa storia a sé, quindi non è che ci aspettiamo di andare là mercoledì e vincere di 20, no, anzi. Sarà durissima, sarà una battaglia, vincerà chi ne ha di più. Oggi anche tu però ne avevi di più. Sì, ma insomma, sai, queste partite penso che l'età non conti, c'è talmente tanta carica nervosa, poi con un pubblico così, insomma, le energie verrebbero veramente a chiunque. Ecco, adesso cosa cambia? Perché insomma Trieste di partite dentro o fuori ne ha giocate parecchie, a Brescia è praticamente nessuna. Tra l'altro si dice che nei playoff succede di tutto, qui però succede davvero, Verona non c'è più. Certo, questa è una sorpresa clamorosa che riapre completamente i giochi, credo, per la promozione, a questo punto aperta a tutti. Noi sì, forse l'unico piccolo vantaggio che abbiamo su Brescia è che siamo alla, credo, quinta partita dentro fuori, no? Anzi, sesta sarà quella, quindi siamo abbastanza abituati. Ovvio che Brescia è una squadra che tecnicamente è meglio di noi, gioca in casa, per cui questo vantaggio insomma lascerà il tempo che trova. Dobbiamo essere bravi a rifare un'altra partita di cuore, di energia, di concentrazione come le ultime due. Un messaggio ai tifosi, 6.000 oggi al Pala Trieste, non si vedevano questi numeri veramente da tanto tanto tempo. No, veramente, questi sono veramente ricordi che ti restano per tutta la vita. Grazie.
Ricordi che ti restano per tutta la vita, dice Capitan Carr alla fine di questa partita, parlando insomma della cornice del pubblico. Dario Bocchini, insomma, io non mi smetterò mai di ripetere, un giocatore straordinario, solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. Ma soprattutto il giocatore è una persona straordinaria. Il momento di prenderlo 5 anni fa, io personalmente non lo conoscevo direttamente, mi avevo chiesto suo ex allenatore, che era stato mio allenatore a Iesi, come Cara, come persona, un ragazzo da altri tempi, mi è bastato, e questa è la conferma. E questa è la conferma, decisivo in campo, decisivo nel gruppo, quando c'è bisogno, no, Raffaele, di quel momento in cui qualcuno prende in mano la situazione, mette due triple, dà la carica ai ragazzi, i consigli anche a Candussi sotto canestro, insomma è veramente un'aggiunta fondamentale per questa squadra. Impagabile, un giocatore del genere è impagabile, perché il suo essere collante d'esperienza e incisivo come giocatore di pallacanestro, senza grilli per la testa, ripeto, è giocatore da segno in bianco. Adesso Dario sviene di colpo. Appena incassato, adesso, è appena incassato momento, ieri è felice. Ha avuto un momento. No, tranquillo, Marco non è esoso. No, intendo dire veramente questi giocatori fanno la differenza, sempre e comunque. Però, insomma, Dario, adesso effettivamente al di là delle chiacchiere, giocatore che, se tutto va bene, poi ne parleremo tra qualche settimana, ma insomma che sarebbe bello confermare magari per ancora un anno, insomma, perché... Assolutamente, però credo che lui è un ragazzo talmente intelligente che quando parlavamo alcuni mesi fa ha detto: guarda, io deciderò a fine stagione cosa fare, in questo momento preferisco concentrarmi su questa stagione. Questo dimostra la sua grande intelligenza e capacità. Allora, mentre la regia prepara un collegamento, Bernardo, so sì. Che insomma stavi navigando un po' sul sito anche di Brescia, no? Sì, per sì. Darci un po' il clima che si respira dall'avversaria, no? Certo, se vogliamo inquadrarlo subito, sono nel sito internet della squadra bresciana, questa è la propria pagina web, qui c'è l'articolo, la rassegna stampa, i comunicati proprio ufficiali della gara, anche gara 4 amara, Trieste vince 79-73, pareggia la serie, qui la foto di un'azione di gioco, poi chiaramente anche tutti i commenti dei protagonisti in campo e non solo, anche chiaramente i due coach, come scrive poi ovviamente all'interno del sito. Poi in un'altra sezione invece ci sono altri spunti, qua in questo caso passerà, dice, mercoledì daremo il 200% di Anun San Filippo più pieno che mai, chiaramente per la bella anche Brescia, che mi ha raccolta i propri tifosi per avere un ambiente molto, molto caloroso per i propri chiaramente i propri beniamini di casa e per dopo mettere in difficoltà gli avversari. In un'altra sezione ancora ci sono i titoli dei giornali che sono usciti in questi giorni: Brescia Oggi, Centrale, un altro giro a vuoto, ora uno spareggio da brivido, Giornale di Brescia, Trieste domina, Centrale rimandata mercoledì, il Giornale di Brescia ancora, Centrale secondo assalto al Pallarubini per sfatare un tabù. Insomma, sono tanti titoli che richiamano a quella che è Trieste, che per Trieste è stata un'impresa, per loro è stata una debacle, cioè la possibilità di vincere qui a Trieste e chiudere i conti senza arrivare alla bella. È chiaro che adesso, come scrive anche Brescia Oggi, la centrale è al crocevia, è l'ora di andare oltre, è giusto insomma che ogni squadra spinga chiaramente la propria compagine al successo migliore. Certo. Allora, questo pomeriggio ci ha telefonato in redazione l'ex allenatore della Triestina Gagliardi, il quale ha detto: si è fatta confusione sul mio esonero, volevo fare chiarezza su quello che è successo. Siccome ne diamo sempre spazio alla versione di tutti, sempre nella correttezza però, dovremmo avere in collegamento Gianluca Gagliardi. Buonasera. Aldo, buonasera a tutti. Buonasera, allora mister, so che insomma voleva fare una dichiarazione, voleva sostanzialmente dire la sua su come si è concluso questo rapporto breve peraltro con la Triestina. No, più che altro volevo innanzitutto salutare tutte le persone che hanno avuto modo di fare, ringraziarli dal magazziniere Lorenzo al manager che hanno avuto modo di vedere, e puntualizzare che chiaramente andare adesso a scovare il perché, poi mi viene anche da ridere, perché insomma
lascia il tempo che trova. Sicuramente io non sarei un deficiente qualsiasi che lascia una squadra dopo un mese e 20 giorni di sacrifici enormi, così perché mi alzo la mattina e decido di andare via perché mi viene imposto non so che cosa. Sicuramente non era né il modulo né la tattica il problema, assolutamente. Quindi Adesso è stato detto chiaramente che il presidente le ha detto voleva giocare in modo più coperto, non voleva giocare con il 4-3-3. No, ma senti, io non voglio parlare del... non ho tempo da perdere di parlare di quello che ha detto il presidente. Sì, nemmeno noi però abbiamo tempo da perdere, no. Cioè capiamoci subito. No, io le ho dato questo spazio per dire la sua, quindi insomma tenga presente anche questo. No. Forse non ha capito, non ho tempo di discutere quello che ha detto il presidente, quindi... è chiaro che ognuno dice la sua, poi è libero, siete tutti liberi di credere quello che volete. Io non ho che devo giustificare il perché sia andato via, come ho sentito da qualcuno. Io non sono andato via, io non scappo mai. Io ho affrontato da subito una situazione che sapevo difficile, sì, ma senza nessuna remora e nessuna paura. Io mi fa piacere che mi date questa, vi ringrazio, questa possibilità. Per chiarire, noi anche in realtà l'abbiamo invitata dal momento in cui è arrivata a Trieste con l'ufficio stampa, sappiamo che non è voluto venire, quindi no, non è vero neanche questo, vedi? Ce lo dice quello lei che... oggi, esatto, esatto. Quello che lei sta dicendo è una delle tante cose che purtroppo noi non abbiamo avuto mai modo di dire, perché purtroppo c'è una gestione abbastanza diciamo un po' chiusa, per essere diciamo educati e non usare di termini magari un po' più giusti da, in questo caso. Però io parlo soltanto di quello che generalmente succede nel campo, fuori dal campo non mi interessa, ripeto, dato che il perché non è stato nella tattica, perché altrimenti mi dovreste spiegare come ha giocato la squadra e chi ha visto la partita. Mi sembra che non sia cambiato niente da come era stata preparata la partita, nella tattica, negli uomini. Ma quindi sono problemi personali? Dice lei? No, no, non sono problemi personali. Ognuno deve avere il coraggio di dire. Sto la cancellando verità. Le caselle, non, non è che. Cioè, sto cercando di capire perché non si capisce. Non ci vuole tanta fantasia a capire quello che può essere successo. Sicuramente io nella mia vita ho sempre portato rispetto alle società dove ho lavorato, così come i miei dipendenti portano rispetto alle decisioni che io prendo nella mia azienda. E dato che io prendo delle decisioni in funzione dell'azienda e nell'interesse dell'azienda, in questo caso della squadra di calcio della Triestina, mai e poi mai nessuno potrà permettersi di impormi né scelte né tattiche né uomini né modo di giocare. Vabbè, quello che abbiamo capito, questo è quello che effettivamente è emerso, che si voleva invece imporre, ecco, questo, o comunque diciamo consigliare. Dopodiché no, ma ci mancherebbe, i consigli sono ben accetti se sono costruttivi, ma se si vuole imporre un qualcuno o un qualcosa, io non faccio la formazione né in base ai nomi né ai cognomi. Io devo ringraziare Pondrelli perché mi ha dato l'occasione di non solo di allenare una grande squadra, una grande società, un grande blasone, ma anche perché con la scusa mi ha fatto conoscere una città stupenda e delle persone stupende. Pertanto non ho nulla da recriminare nei suoi confronti a livello umano, a livello sportivo. Quindi mi scusi, ma allora questa storia di questo sponsor che doveva arrivare al suo seguito, sono state fantasie fantacalcio. Sono state fantasie che io sicuramente non ho mai detto, quindi dovreste chiedere ad Antonello Rodio che l'ha scritta, perché io sponsor non ho mai avuto, quindi non so di che cosa state parlando. Io ho detto a chiare lettere. Mi scusi, vuole fare una domanda a Michele Di Mauro, allenatore a sua volta. Ma perché è andato via allora? Le ho detto perché se... Dice perché è andato via? Perché è andato via? Perché? Scusa, dico, la domenica mattina, dopo 4 giorni di ritiro dove era presente il presidente, si poteva parlare di qualsiasi cosa. Sì. Secondo lei la domenica mattina mi si viene chiesto in che modo giochiamo o è un problema di modulo? No, ma per questo allora è andato via, per questo è chiaro. Io sto lasciando libera interpretazione perché non mi va di coinvolgere né delle persone innocenti che sono soltanto vittime di un sistema che non va bene al calcio in generale,
e non mi va di dire le cose, però sicuramente non è né il modulo né il 4-3-3 né altro il problema, non lo è mai stato. È stato chiesto di far giocare qualcuno allora? Prego, non sento bene. È stato chiesto di far giocare qualcuno? Può darsi, come può darsi allora. Altro, ma non è... Allora. Non è questo, io quello che 15 giorni fa mi sono permesso di chiedere tramite il piccolo era il sostegno ad una squadra dei ragazzi e dei giovani che hanno bisogno, perché solo in questo modo la Triestina si può salvare, non ha altre armi da giocare. Io resto affezionato all'ambiente, so che non sono stato ben accetto perché prima di me c'è stato un allenatore che ha fatto bene, ha fatto il massimo per la Triestina e sicuramente non meritava sotto certi aspetti. Poi è chiaro che dopo 3 sconfitte e un pareggio la società decide di cambiare. A me mi piace sottolineare, almeno da questo punto di vista, che io ho preso una squadra che aveva 26 punti ed era 9 punti al Giorgione, quindi retrocessa, e l'averla lasciata a 34 punti, a 4 punti al Giorgione, avendo la possibilità di un play-out, questo mi gratifica dei sacrifici fatti. Da casa arriva un SMS che dice se era stato imposto, diciamo così, il figlio del presidente Pontrelli, ma insomma... Penso proprio di no, tanto più che non ha giocato. Non andiamo nei partiti. Poi non ha giocato, quindi non avrebbe senso. Insomma. Queste sono le solite favole metropolitane. Ho letto le SMS. Ecco, non parliamo di favole metropolitane. Mister, buonasera. Chi è? Giambattista, ciao mister. Ciao Giambattista, ciao. Ecco, ciao. Diglielo che sono favole metropolitane. Sì, sono una delle tante favole metropolitane che ci sono a Trieste. Bene, così insomma, dai, smentiamo l'SMS. Discorso chiuso, così si evita qualsiasi ulteriore polemica su questo punto. C'era qualche domanda? Perché il ragazzo non c'entra con il ragazzo educato, quindi intromettere adesso il ragazzo. Quindi non c'entra, dai, non c'entra. Esatto, non c'entra. Esatto. Non gioca per dentro. Vabbè, Roberto, vuoi fare qualche altra domanda? Mi sa, lei l'ha saputo ieri mattina dell'esonero, è stato ieri proprio? Ma no, veramente non si è mai parlato di esonero. Io sono stato chiamato per un colloquio con il presidente, il quale ha avuto un modo di esprimersi non idoneo e né tantomeno consono a una persona che deve fare una partita fondamentale, e a 2 ore prima della partita io non penso che si possa parlare di altro escluso quello che è l'obiettivo. Pertanto alla fine, essendo lui il presidente, giustamente comanda lui, ho fatto decidere lui quello che voleva fare. E lui ha deciso come poi... Quindi in sostanza lei mi dice che è stato il tono di Pontrelli, parole troppo forti? Ma no, io quando... chiedo scusa, forse non la voce non viene bene. No, la voce viene allora, benissimo. Allora, io ho detto che... io mi sembra di aver saputo, di aver letto, che il problema sia stato il 4-3-3, giusto? Sì. Io vi sto dicendo che il problema non è stato questo. Certo. Appunto, stiamo escludendo e stiamo cercando il perché. Benissimo. Poi, quando io vi dico che io faccio la formazione, ok, e nessuno si può permettere, né tantomeno il presidente, di intromettersi, perché diversamente io vado via. Okay. Non c'è da aggiungere altro, mi sembra che il discorso sia abbastanza chiaro. No? Quindi non un problema di modulo, ma di chi va in campo. Esatto. Ok, ci siamo arrivati. Vabbè. Prima, durante, dopo, lascia il tempo che trova. Io vi posso soltanto aggiungere questo, che l'altra cosa bella tra le tante cose brutte è stata che la squadra ha giocato come era stata preparata la partita, si è mossa come era stata preparata la partita e sono stati fatti i cambi che erano stati preventivati, punto. Meglio così. Niente, allora ringraziamo mister Gagliardi per essere stato con noi, per aver chiarito un po' la vicenda dal suo punto di vista. Grazie, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi. In bocca al lupo. Bocca al lupo a tutti. Grazie. Da parte di tutti. Allora, noi ci guardiamo un istante l'intervista invece con Coach Dalmasson subito dopo la partita di basket. Poi torniamo a parlare di pallanuoto e riagganciamo un po' il filo Triestina, pallacanestro, le domande di Bernardo. E poi c'è un servizio del tutto particolare, perché ieri Bernardo, invece... passare la classica domenica sabato, il classico sabato con gli amici, ha fatto qualcosa di veramente particolare dal punto di vista sportivo. Poi lo vediamo assieme. Coach, una gara così dominata, risultato finale bugiardo, probabilmente non se l'aspettava nessuno dei 6.000 che c'erano stasera.
Ma diciamo che stasera abbiamo avuto tolto proprio i primi minuti, poi abbiamo preso subito il controllo della gara e non l'abbiamo più lasciato, quindi credo che la partita l'abbiamo, forse è stata la prima partita di questi quattro match vinta nettamente da una delle due squadre, questa squadra è stata Trieste. Coach, l'altra volta grande protagonista Tonut con un Fossati della panchina che ha fatto cose grandi alla fine, oggi Capitan Carra ha dato qualcosa di più. Ma sì, ma credo che partite come questa anche il contributo di chiunque entra in campo serve per lavorare ai fianchi anche la resistenza degli avversari, stai giocando ogni due giorni con un caldo come faceva oggi, quindi è importante anche avere queste rotazioni proprio per giocare anche su questo, siamo una squadra giovane, abbiamo margini di recupero sicuramente superiori ai loro e giochiamo anche su questo aspetto qua. I playoff dicono che tutto può succedere, ma in questi sta veramente succedendo di tutto, Verona non c'è più, gara 5 a Brescia, si può sognare? Ma sicuro, credo sia assolutamente doveroso, visto anche quello che abbiamo capito stasera in campo, quindi insomma adesso le cose cambiano anche per loro. Noi questa di stasera era la quinta partita che si giocava dentro o fuori, quella di mercoledì a Brescia per loro è la prima. Rieccoci qua, mentre vanno le interviste chiaramente si commenta un po' di tutto. Coach del Masson, Stefano. Stefano, sono completamente partito. Raffaele, ho piazzato Stefano, Stefano che non c'entrava niente. Stefano Tolu. Raffaele, coach del Masson, gestione di questi playoff, che per lui insomma erano anche per lui novità, insomma, no? Ma sicuro, direi una gestione ottimale perché i risultati parlano chiaro. Lui, come ho sempre detto, è un allenatore che ha un tipo di pallacanestro, insegna un tipo di pallacanestro di sistema, per cui non guarda troppo in faccia avversarie, playoff, non playoff. Lui mette nelle condizioni i propri giocatori di avere un credo deciso per raggiungere la meta. Non solo, Dal Masson ha avuto un merito ulteriore. In una serie con partite ravvicinate ogni due giorni ha trovato dei protagonisti sempre nuovi. Cito Massimiliano Fossati, lo sottolineo 10 volte come eroe della partita precedente, uno che, diciamo, un gregario come l'ho chiamato io nell'accezione più positiva del termine, che quando è stato chiamato in causa a freddo ha fatto la differenza. Questo è lo spot della Pallacanestro Trieste 2004 di quest'anno e del proprio coach. Certo, tra l'altro Bocchini, non facile, perché insomma un ragazzo che entra a freddo in una gara di playoff decisiva, segna i tiri liberi, che forse è la situazione più difficile, no? Perché il tappino in un'azione dinamica è una cosa, essere lì fermo, palla in mano, la responsabilità di tirare e tira con quella freddezza è qualcosa veramente, quel mattoncino in più che non ti aspetti. Sì, poi lui ha avuto, mi sembra, con Ferrara una partita purtroppo abbastanza inefficace, traumatica, e quindi questo va a onore a lui, che è un ragazzo super serio, che dà l'anima in campo, e quindi è stato un giusto premio per lui. Dai giovani della Pallacanestro Trieste ai giovani della pallanuoto Brazzati, perché parliamo tanto di giovani nella nostra città, qui dalla pallanuoto vengono fuori anche i possibili nazionali, i possibili grandi talenti del futuro, alcuni sono già in squadra in questa formazione. Sì, quest'anno hanno trovato un minutaggio più elevato Elia Spadoni e Daniel Podgornik, l'ultimo Daniel, già in pianta stabile in nazionale giovanile, l'Under 17 già da qualche anno. E per nostra sorpresa il minutaggio elevato ha giocato benissimo, cioè segnando tantissimi gol, ma non è il gol che fa in sé proprio l'atleta, è proprio la propensione proprio ad esporsi, a prendersi le responsabilità nei momenti decisivi, e tutti e due hanno dimostrato di saperlo fare. Beh, Bernardo, tra l'altro so che c'erano anche delle domande sulla pallanuoto, sì, che prima mi dicevi, mi davi lo spunto. Sì, Francesco scrive: ottima pallanuoto, non si vedeva una corazzata così forte da tanto. Quanto sarà difficile gareggiare contro una squadra che quasi non si conosce? Tantissimo, diciamo, se arriva il Catania un minimo si conosce. Meglio, perché siamo allenati. Meglio, sì, chiaramente i video arrivano da tutte le parti d'Italia, arrivano anche per gli altri, è normale, insomma si studia. Si fa una videoanalisi della partita del Catania o della Roma o chi che sia. Sarà importante sicuramente l'avvio dei playoff per dare morale
alla pallanuoto, proprio per dare morale ai ragazzi. Bernardo, un'altra, sì, Giulio ha scritto al direttore sportivo: posto che non bisognerà aver paura dell'avversario perché la squadra è forte e ne è consapevole, ma qual è il rischio maggiore in partite come queste? Penso che più o meno la risposta sia già stata data. Sì, bisogna essere concentrati, dare tutto, siamo ben preparati, sappiamo chi siamo preparati anche mentalmente con Stefano Piccardo, e direi che bisogna andare dentro concentrati, consapevoli di chi siamo e rendere cara la pelle. Tra l'altro, insomma, poi questo inserimento dello straniero Popovic è stato veramente un qualcosa di azzeccato, no? Perché sì, il ruolo del centroboa, specie in partite tirate, fisiche in maniera pazzesca come certo sono quelle di playoff, diventa un ruolo veramente cardine. Sì, l'unico anello che ci mancava quest'anno l'abbiamo cambiato lo straniero, abbiamo preso Boris Popovic, un centroboa di razza. Nella pallanuoto il centroboa è il ruolo, è come il pivot nella pallacanestro, il ruolo principale, è quello che assiste tutto il gioco, assiste la profondità del gioco nella pallanuoto. E il nostro Boris è un ragazzo di 1,95 con 105 kg, quindi insomma le dà, le prende, ne segna tanti, fa prendere tante espulsioni e fa girare la squadra in modo adeguato. Tra l'altro anche un personaggio, per cui in trasmissione io l'ho paragonato a un piccolo Boban per le battute che lanciava molto, in un perfetto italiano. Insomma, sì, no? Lui prima di venire a Trieste un istrionico. Ha giocato 3 anni a Chiavari, quindi insomma l'italiano lo capisce bene, lo parla bene, molto spiritoso. È un bel personaggio da conoscere, speriamo magari di riaverlo qui nelle prossime settimane, proprio sotto playoff. Si è deciso che ora si giocherà la pallanuoto il 20 maggio? Sì, confermo, 20 maggio alla Bruno Bianchi, all'interno, non all'esterno, ore 19:30. Quindi striscione, canottiere, boxer, basta, certo, perché farà caldo e poi vedremo, insomma, ne parleremo anche più approfonditamente. Non ci siamo dimenticati del Kras, perché c'è il playout da una parte, triestina, draw, dall'altra ci sarà invece Kras Giorgione. Vediamo, anzi, Bernardo, lancia tu la partita, il servizio. Sì, è finita lo stesso punteggio, con lo stesso punteggio della triestina, 2-1 per il Kras Repen, che praticamente ha fatto tutto da sola, perché ha fatto i due gol che alla fine poi hanno portato a casa il punteggio finale, e anche il gol, l'autogol che ha fatto segnare il gol, la rete della bandiera per gli ospiti. 2-1 per il Kras Repen, che a questo punto riuscirà a salvarsi però solo passando attraverso il playout, quindi scongiurata la retrocessione diretta. Vediamo i gol. Serviva la vittoria e così è stato. Il Kras Repen ha espugnato il campo della Clodiense vincendo per 2-1 quella che era la partita fondamentale per capire il futuro immediato del club. Difatti, con i 3 punti in tasca, il Kras Repen potrà giocarsi la sfida del playout, ultimo salvagente per la permanenza in Serie D. A dettare il gioco è solo il Kras Repen, che oltre ai 2 gol messi a segno nella porta difesa da Okroglic, insaccano anche il gol che accorcia le distanze fra le due compagini a causa di un'autorete di Frost. Nel primo tempo a spezzare l'equilibrio, il 25esimo, ci pensa Spetic. Il gol galvanizza le furie rosse del Carso, che nel primo tempo potrebbero incrementare il vantaggio, riuscendoci soltanto nel secondo tempo ad opera di Gruic. I biancorossi, trovato lo 0-2, soffrono il ritorno veneziano, con la Clodiense che trova su autorete di Frost il gol della bandiera. Alla fine la squadra di Mr. Zlogar, allenata quest'oggi da Mr. Campo, può tirare un sospiro di sollievo, ed ora si giocherà il tutto per tutto a Castelfranco Veneto contro il Giorgione. Sarà quindi Kras Giorgione. Roberto Urizio, avversario insomma non semplicissimo capitato al Kras, per fortuna però, almeno io la penso così, non c'è stato questo scontro fratricida Kras Triestina. No, per i giornalisti c'erano i titoli già in pagina, ma secondo me meglio così. No, più che altro il Kras rischiava seriamente di retrocedere direttamente, certo, e proprio la sconfitta del Giorgione la tiene a galla, e questo fa per certi versi ben sperare, perché il Kras arriva a questo spareggio con il Giorgione da, tra virgolette, miracolato. Il Giorgione ci arriva da squadra che ha buttato via l'ultima giornata in casa la possibilità di salvarsi senza passare per i play-out, per cui
sul piano morale e psicologico il Kras ha un po' di slancio da questo punto di vista, anche perché il Giorgione non ha fatto un grande girone di ritorno, si è fatto risucchiare, sembrava insomma tranquillo fino a, diciamo, metà del girone di ritorno, si è fatto risucchiare nella bagarre, quindi non ci arriva benissimo a questi play-out. Poi è chiaro che dal punto di vista tecnico forse ha qualcosina in più, però è una sfida aperta anche lì, insomma il Kras deve vincere come deve fare la Triestina draw, per cui sono due partite assolutamente non facili, ma nemmeno insomma impossibili. Mago, come la vedi per il Kras? Ma io la vedo come Ulizia, cioè è dura, però sono convinto che possono vincere. Hanno recuperato un Gruic che era fermo tanto tempo per infortunio, e lode all'allenatore Campo che ha sostituito lo squalificato titolare, è bravo. Non so se ha gettato il sale, come ho detto io. Vabbè, comunque Esposito, in ogni caso c'è insomma da lanciare questa partita decisiva. La Triestina deve per forza vincere, perché con una vittoria ovviamente del draw, con un pareggio il draw si salva, la Triestina deve per forza vincere. C'è da lanciare anche della tifoseria, perché anche lì insomma è una trasferta che significa tantissimo, perché mantenere la Serie D rispetto all'eccellenza insomma è un altro pianeta. Io credo che la tifoseria al di fuori di tutto quello che può dire, che ha detto contro la società, contro tutto, alla fine la tifoseria per la squadra l'ha seguita sempre e continuerà a farlo, e la seguirà in gran numero anche in citare la Triestina per l'ultima partita per rimanere in Serie D, lo farà sicuramente. Quindi insomma vi aspettate insomma una buona risposta da parte anche del nostro pubblico per supportare i ragazzi. Sì. Parlando di tifoseria, domani mi sembra ci sia un incontro dei club, il centro di coordinamento, e dovrebbero decidere qualcosa anche in relazione al marchio, concederlo o non concederlo, insomma potrebbero esserci decisioni importanti a questo punto di vista già domani. Tra domani e mercoledì. Sì. Bernardo, qualche altra domanda da casa? No, per adesso non ce ne sono altre. Ok, torniamo al basket, torniamo a lanciare invece l'appuntamento di mercoledì. Dario, tu quando parti? Domani dopo l'allenamento alle 16. Partite tutte assieme, quindi sì. Qual è il programma, diciamo così? Ma allenamento domani pomeriggio alle 14.30 al Palazzo, da lì la partenza e poi di solito rifinitura il mercoledì mattina prima della partita. C'è un po' di difficoltà per la sistemazione logistica perché c'è la mille miglia Brescia, quindi probabilmente dovremo spostare dalla costa, sta trovando un albergo nelle vicinanze. Certo. Quanto conta, Dario, conoscere l'ambiente in cui si va a giocare? Perché insomma si sono giocate già tre partite della regular season, ma soprattutto due partite ravvicinate, gara 1 e gara 2 in quel palazzetto. Sono cose che importano o importano ormai poco per una squadra come Trieste? Ma no, secondo me ogni partita ai playoff è a sé. L'ambiente, sono tifosi molto corretti fino adesso, almeno anche tra molte conoscenze tra i tifosi, chiacchierate tranquillamente, poi vediamo, questa è la partita della vita della morte, quindi da dentro a fuori speriamo che non cambi nulla insomma. Raffaele? Ecco, Marco, mi lasci solo uno spazio. Vai. Per minacciare in diretta la Parenzo Trieste, perché io da juventino mercoledì andrò a Brescia a vedere la Parenzo Trieste. Perdo Real Juve, quindi la responsabilità dei ragazzi del Masson è esagerata, quindi non dico altro, spero quindi, proprio che sia so... no, cosa... il risultato perché la registra. Assolutamente, mi raccomando, anche se so già i messaggi arriveranno noiosa. No, una cosa importante vorrei dire. Bocchini mi sa che gufa. Sicuramente, già me lo trovo dietro. No, una cosa importante volevo dire per quanto riguarda i tifosi, al Pala San Filippo se arrivano 200 tifosi triestini si sentono. Certo. Non è come i poveri bresciani che all'interno di 6.000 persone del Pala Trieste non hanno battuto due volte i tamburi, dopo hanno detto sono messi sulla balaustra e basta. Là sinceramente può essere un fattore. È un altro ambiente. Tra l'altro, Raffaele, ne abbiamo parlato pochissimo, forse a torto, del resto degli accoppiamenti che si sono venuti a creare. Abbiamo anche una piccola scheda tratta dal sito della Lega 2 su quello che è successo in questi playoff. Raffaele e Dario, insomma, delle sorprese non da poco, perché Verona non c'è più e dall'altra parte c'è questo accoppiamento Agrigento-Casale, aspetta Torino la vincente tra Brescia e Trieste. Beh, certamente la sorpresa è Verona, del nostro amico Sandrino De Paul. C'è uno psicodramma a Verona, vero e proprio, anche perché so per certo che il signor Tezenis, se così vogliamo chiamarlo,
uno sponsorino da niente, che tra l'altro era già arrabbiato l'anno scorso. Quest'anno non voglio neanche immaginare, dopo questa uscita prematura. Sì, infatti lo invitiamo volentieri a Trieste. Sinceramente, Verona dominato il campionato, non meritava un'uscita così mesta. Per quanto riguarda resti e accoppiamenti, soprattutto Casale, penso possa parlare Dario e della Mentora Mondino, insomma. No, beh, sicuramente Verona è stata una sorpresa, una mazzata, penso a livello ambiente, perché non se l'aspettavano mai più. Prima, anche in gergo non tecnico, diciamo, sono arrivati cotti alla fine della regular season? Secondo me sì, forse pagato qualche situazione sbagliata dopo la Coppa Italia, io li ho visti a Rimini. Diciamo che tutto sommato spendi molto a giocare 3 partite in 3 giorni. Quindi, cosa che è successa anche a Ferentino, secondo me, lì forse dovuto all'età media dei giocatori elevata. Però i playoff sono così. I playoff, mi ricordo tanti anni fa, Sassari, mi sembra che era arrivato imbattuto ai playoff, è uscito al primo turno. Torino, quindi, invece, ha recuperato il giocatore. Torino, si accendono le luci dei playoff. Esatto, Torino, esatto, ha cambiato un po' mentalità, giocatori esperti. Qualche problemino all'interno, sia prima tra giocatori, con l'uscita di Amoroso, però poi, come si diceva, le grandi squadre di una volta, quando c'è da vincere, si ricompattano tutti quanti e per 10, 15 giorni, 20 giorni sono tutti amici. Sono tutti amici, insomma. L'importante poi a quel punto, insomma, è portare a casa la vittoria. Bernardo, abbiamo parlato un po' di tutto, ma tu, insomma, sabato hai fatto questa gara che è un po', diciamo così, quasi un'avventura. Sì, è una gara, si chiama Strongman Run, la organizzano in diverse località in Italia. Sì, fondamentalmente. Okay. Che poi a parlarne ce ne sono io, quindi fa anche ridere, però sì, fondamentalmente è così, è una strongman, quindi una corsa sulla resistenza, sono 10 km che non sono tanti per chi diciamo corre abitualmente, si fa e si imbatte anche in maratone, come può essere la mezza maratona della Bavisela e quant'altro, però è particolare perché il tracciato è misto fra asfalto, sterrato e sabbia, in questo caso era soprattutto il percorso era sulla sabbia, ci sono anche degli ostacoli in mezzo, ostacoli non insuperabili perché comunque la manifestazione è aperta a tutti, però insomma che complicavano un po' il percorso. Allora andiamo a guardare un piccolo estratto di questa gara, che riassume fondamentalmente il clima che si respirava a Bibione, perché tutto ciò di cui stiamo parlando è successo, è capitato a Bibione sabato scorso. Non è una corsetta lungo Barcola, non è il chilometro e 8 di Campi Elisi e nemmeno la passeggiata sulle rive. È una corsa, sì, non delle più difficili, sia chiaro, ma per persone strong. È la Fisherman Friend Strongman Run, la corsa più forte in circolazione, che mette a dura prova uomini e donne in una gara che mescola percorsi cittadini a tratti rurali, passando per acqua, sabbia e fango. Dopo il centro si passa in spiaggia, primo banco di prova per le gambe degli strongman. Un assaggio dei 5 km e mezzo da percorrere sulla sabbia, visto che dopo poche pedalate si entra in mare, il primo cosiddetto ostacolo. Il Brooks Rubber Revolution, una montagna di pneumatici da dover superare arrampicandosi gomma dopo gomma. L'impatto scivoloso, la mole di gente e il precario equilibrio di alcuni sono le difficoltà maggiori da dover affrontare. Manca un ostacolo, l'ultimo prima della linea del traguardo, il settimo. Si tratta del Brooks Last Chance, una piramide di palle di fieno da oltrepassare con la sola forza delle proprie braccia. Una giornata piena di sport, di fatica, di sapore d'estate, di sapone, di fango, di sabbia sulle scarpe, di acqua di mare addosso, di divertimento e sicuramente anche di tanti ricordi piacevoli. Ragazzi, alla prossima Strongman! Allora, intanto grazie al nostro Bernardo che, insomma, durante la gara filmava con la GoPro in mano, non era proprio facilissimo, soprattutto su certi ostacoli, giusto? E sì, mi sono dovuto... Il mago ha detto che eravate vestiti da drag queen.
All'inizio. No, sì, sì. No, non avevamo un vestito definito, cioè non era niente di. Di non la specifico. Stai migliorando? Lo so, però era... aveva comprato il vestito da cordina, io, no, perché allora eravamo un gruppo di 7 persone, volevamo fare qualche vestito che fossimo tutti quanti uguali, solo che uno dice io ho una camicia di un tipo, io ho una parrucca di un altro tipo, io qualcos'altro, fine, abbiamo messo assieme tutto quello che uno è venuto e vabbè, insomma, è venuto fuori così. Vabbè, l'importante, comunque, insomma, volevo ricordare che subito, sì, dopo il Caffè dello Sport va in onda questo piccolo speciale proprio della Strongman, anche perché volesse conoscerla più a fondo, perché comunque in altre tappe in Italia ci sono delle gare anche più lunghe di 20 km e passa, quindi insomma è una competizione che per gli amanti della corsa può diventare una vera e propria diciamo passione, ma anche, certo, una sfida. Anche perché poi a farla di corsa veramente in mezzo a quei copertoni, Raffaele, no? No, è dura. Che la conosco, me la farò proprio mai. Proprio sicuro, sicuro, non esiste. Copertoni, gimcana, salti, no. Impossibile. Manca l'ultimo chilometro con una gamba sola, no? Beh, insomma, si può fare, Roberto? No, vado a Dro a piedi. Roberto, e poi c'è un giovane. Vabbè, dai, finiamo questa puntata con il sorriso. Ricordiamo che però la pallanuoto ha comunque un'ultima sfida in trasferta, sabato. A Genova, contro il Lavagna. Benissimo, prossimo. E poi il 20, insomma, si parte con i playoff. Mercoledì, gara 5 a Brescia, Brescia Trieste. La Triestina, invece, il 24, questo playout decisivo a Dro. Noi abbiamo ancora due puntate del Caffè dello Sport, quindi speriamo di raccontare, insomma, al meglio questo finale di stagione sportivo. Ringrazio tutti gli ospiti, non c'è tempo per la raffica di Bernardo, ma vuol dire che Bernardo ci ha dimostrato ben altro questa sera, insomma, dai. Sei contento? Sì, sì. Anche gli amici, immagino, no? Sì, sì, a voglia. Vabbè. Ok, grazie a tutti, la settimana prossima. Buonasera. Ciao. Buonasera.